La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziamo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte di energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. L'esercito mi ha insegnato. Che la guerra non cambia mai. Buongiorno, siamo della Voltec.